Bene, grazie, grazie innanzitutto dell'invito, questo piacevolissimo invito, e tra l'altro col Sara mi sento con grande piacere, anche appunto questa invece è la prima occasione che avendo in questa scuola mi fa, sono molto contento. Stamattina ho parlato agli studenti, abbiamo parlato degli anni 10, tra i 40 e i 50, quindi della guerra, in particolare dei tre romanzi. Tempo di uccidere di Ennio Flaiano, Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino e Se questo è un uomo di Primo Levi, no? Ci hanno fatto un po' più tragica, un po' più tragica come situazione. Proviamo a vedere che cos'è, come soprattutto attraverso gli esempi appunto del Novecento. Appunto è stato appena citato Strategia del comico, questo libro di Luigi Malerba, che era uno degli ultimi libri che l'ha messo a punto e che è stato pubblicato postumo adesso nella collana diretta dell'Ermanno Carazzoni Jean Talon. E appunto la difficoltà di Malerba è subito evidente, lui si rifiuta di dire che cos'è il comico. Sono tante, tante cose che possono essere comiche, quindi diciamo è più una questione di fenomeni che si cerca di capire che di essenza in sé. D'altra parte, questa cosa delle definizioni, appunto uno dei miei settori di maggiore interesse e passione è quello degli aforismi, no? E definire che cosa sia un aforisma è difficilissimo, forse impossibile. Anche qui si tratta forse di fenomeni. Gesualdo Bufalino dice che un aforisma ben fatto sta tutto in 8 parole, no? Che è esattamente composto da 8 parole, ma insomma anche questo è un po' una via di fuga. Quindi diciamo l'impostazione, almeno anche la mia impostazione, forse un po' sulla linea di Luciano Ancesi, che è stato uno dei maestri miei della letteratura e della critica italiana, è proprio quella di osservare i fenomeni e poi naturalmente da una fenomenologia anche della letteratura cercare di capire quelle che possono essere alcune costanti. Ecco, per esempio direi forse una di queste costanti può essere l'effetto sorpresa. Parto da un aforisma di Leo Longanesi, vissero infelici perché costava meno. Questo diciamo, è una buona battuta di sé, è un buon aforisma, cioè, in pochissime parole, insomma, un po' ci sorprende, un po' ci sorprende, ci legge, ci descrive, dice tante cose di noi. Questa è una delle qualità, delle grandi qualità degli scrittori di aforismi, appunto. In pochissime battute, quando sono felici, appunto, riescono a darci un'immagine del mondo, un'immagine di noi lavorando sulle parole, lavorando sulle parole. E anche qui è sempre difficile capire come si fa anche un aforismo, come si fa appunto una cosa comica, cioè è più facile cercare di decostruirla, no? Che farla, perché poi se uno cerca di costruirla partendo da come l'ha costruita, non fa quasi mai ridere, no? O diventa una sorta di meccanica, è un meccanismo che è un po' manieristico. Quindi a volte proprio questa felicità che hanno alcuni, come Leo Longanesi, come Ennio Flaiano, cioè di percepire qualche cosa che poi riescono a descrivere in maniera fulminante. Ne dico un'altra di Longanesi, poi abbandono Longanesi. Sono un cacciofilo sott'odio. E anche qui, per esempio, uso spesso queste formulazioni brevi anche a lezione per far capire come spesso con il semplice cambiamento di una consonante, qui non c'è nessun altro che cambia rispetto al luogo comune, naturalmente. Basta una consonante e ci si spalanca un universo completamente differente. E questo ci dice anche tanto sulle possibilità della nostra lingua, cioè sulle possibilità culturali che abbiamo partendo appunto dalla nostra lingua, ovviamente da uno sguardo sul mondo, quindi lingua e sguardo sul mondo che si coniugano, che trovano una felicità espressiva. E credo che il comico appunto dipenda anche molto da questo. Nel 1959, Attilio Bertolucci, che era il direttore della casa editrice Galzanti,
pubblica un'antologia che si chiama Umoristi del Novecento, con alcuni singolari precursori del secolo precedente. Già qui c'è anche la doppia terminologia che può essere diversa tra umorista, no? e comico, no? umorismo e comico. Però tante volte le due cose si vengono a intrecciare. Per esempio Bertolucci nel 59 pubblica come modelli italiani del comico, naturalmente Petrolini, Achille Campanile, Gadda, in particolare le favole di Gadda, Carlo Manzoni, Cesare Zavattini, Leo Longanesi, Dino Buzzati, il capitano Pic di Dino Buzzati, Giovanni Giovannino Guareschi, Giovanni Mosca, Niccolò Tucci, Augusto Frassinetti, appunto, che era appena uscito, siamo nel 59, la prima edizione del Mistero dei Ministeri del Guarda del 52, e anche Italo Calvino, la signora Paolati, pubblicato sul Caffè nel 58, che poi entrerà nei racconti. Anche qui sono, diciamo, scrittori di tipo diverso, spesso presi appunto in formule brevi, in formulazioni brevi. Pensiamo appunto alle favole di Gadda. Gadda è scrittore naturalmente esuberante, ed è tanto esuberante quanto capace di stringere in pochissime righe, è vero, un concetto. E spesso anche qui, quando si parla e quando si fanno delle definizioni, si usano dei termini che girano, che ruotano un po' l'uno sull'altro. Quindi si dice delle favole di Gadda che sono favole aforistiche, per dire che tendono generalmente alla laconicità, alla brevità, e così di tanti aforismi si può dire che sono aforismi, diciamo, epigrammatici, quindi giocando sul ruolo, diciamo, familiare di tanti termini tra di loro. Gadda per queste favole si ispira molto, lo dice apertamente, oltretutto ne fa delle note, a Leonardo da Vinci. Quest'anno tra l'altro è il quinto centenario della morte di Leonardo da Vinci, quindi ci saranno anche molte iniziative su Leonardo, e Leonardo, che non ha mai scritto, diciamo, un volume, un'opera completa, ma appunto ha sempre utilizzato un metodo di carattere esplorativo, è diventato proprio nella sua frammentarietà espressiva uno dei modelli della nostra letteratura contemporanea. Quindi Gadda, appunto, preso come grande umorista. Zavattini, Manzoni. Allora qui, diciamo, apriamo un altro discorso, che nel comico del Novecento ha avuto molta importanza l'incontro anche di vari metodi espressivi e di vari supporti espressivi. Quindi abbiamo, diciamo, il teatro, abbiamo la radio, abbiamo la televisione, no, naturalmente la letteratura. Prima è stato citato Marcello Marchesi. Marcello Marchesi, il signore di mezza età, grandissimo lavoratore, che è intervenuto su vari livelli, su vari generi espressivi. E questa è un'altra delle caratteristiche di questo nostro Novecento, tra primo e secondo Novecento, in cui appunto il genere comico è diventato anche un genere appunto specificamente televisivo, un genere cinematografico. Pensiamo alla commedia all'italiana, insieme comico e tragico, questa unione di due caratteristiche. Petrolini, grande inventore di situazioni comiche all'interno del mondo del fascismo, quindi che cerca di penetrare, di scalfire quella che è una corazza, quella che l'italiano Brancati chiamava la noia del 1937, quindi cercare di scalfire, di rompere, di spezzare appunto quella che era la palude del fascismo. E Petrolini è uno che cerca appunto di fare questo, che poi diventerà un modello per tanti, ma sicuramente anche per Zavattini. Ora, Guido Almansi nel 1986 pubblica un libro che si chiama La ragion comica, dove prende come punto di riferimento alcuni degli scrittori che abbiamo appena citato, anche molto Malerba per esempio, e lui fa l'elogio del cosiddetto comico gratuito. In quegli anni naturalmente c'è anche l'effetto Bakhtin, ovvero Michael Bakhtin, che viene pubblicato da Einaudi, è stato pubblicato poco prima negli Stati Uniti,
E c'è il cosiddetto effetto carnevalesco, l'abbassamento, eh? Il comico abbassa, mette in discussione, il carnevale mette in discussione quelli che sono i criteri positivi di una società, e quindi questo naturalmente diventa un effetto di ribaltamento che genera comicità. E questo però assume una specie di valore sociale, eh? Cioè se noi facciamo ribaltamento, se questo ribaltamento ha una funzione rivoluzionaria, naturalmente questo assume una funzione quasi educativa, didattica. Allora, al Marx invece si oppone a questa categoria e fa l'elogio appunto del comico gratuito. Dice: in questo mio libretto mi occupo soprattutto di documenti del comico gratuito. Non ha servito a uno scopo politico o sociale e senza finalità moralistica. Contro la dittatura del sussiego nella cultura italiana, intendo difendere la libertà di un discorso comico disimpegnato dalla sua funzione sociale. Si tratta di un riso che non castiga i costumi, non gode delle gioie della lingua e del pensiero. Un riso disimpegnato, morale solo nel senso che il riso è operazione salutare, benefica e quindi morale. Qui naturalmente entriamo anche in un momento di dibattito abbastanza interessante, anche per esempio anche con Dario Fo, è stato prima citato Dario Fo, che tra l'altro è stato l'ultimo nostro premio Nobel, appunto. Nella motivazione che la giuria del Nobel assegna, quando assegna appunto il Nobel a Dario Fo, no, si dice appunto che La motivazione è dovuta al fatto che attraverso la figura del giullare si fa una critica di tipo sociale. Quindi diciamo, sono due posizioni diverse, contrastanti. Da una parte il riso disimpegnato, il riso fine a se stesso, ma che è salutare in quanto operazione fisica, ma questo direi che però c'è anche molto da Dario Fo, in quanto operazione fisica invece un riso, una comicità di ribaltamento, di funzione sociale, che serve appunto a castigare i costumi. Secondo anche quella che per esempio è una forte tradizione epigrammatica della letteratura greca, a quella mettiamo di Catullo e di Marziale per quanto riguarda gli epigrammi latini. Quindi già due visioni che però possono anche intrecciarsi tra di loro. Alberto Savinio, che è stato citato anche prima, compone alcune voci che dovrebbero far parte di una nuova enciclopedia, che poi dopo non riesce a pubblicare in vita, è stata pubblicata da Adelphi nel 1977. E una di queste voci è appunto dedicata al comico. Cioè Savinio cerca di definire quelli che sono i connotati del comico. Il comico ha vita breve, presto si spegne e anche più presto si corrompe. Il comico, per essere fresco ed efficiente, va rinnovato di giorno in giorno, se non addirittura di ora in ora. Per fare scattare il riso, fatto meccanico, è necessaria la sorpresa, perché il comico più profondo opera per effetto di contrasto. Per l'improvvisa, inaspettata manifestazione, apparizione di aspetti, caratteri, segni che non sospettavamo nel personaggio che dà rappresentazione di sé. E in contrasto con il suo aspetto solito, il suo carattere noto, i suoi segni sconosciuti. Il comico, insomma, è una forma di stupore, sorpresa, stupore. Non tragico, ma eccitante. È per questo che dal fondo del comico, passata la sorpresa, torna su la solita amarezza, sempre quella del paradiso perduto. Il comico, insomma, nasce dalla smontatura delle cose serie, e gravi, ed è per questo che nel comico, anche più innocente, c'è sempre un che è innocente, qualche cosa che fa male, di maligno e di corrosivo. Di fronte alla vita brevissima del comico,
si stende la vita infinitamente lunga del tragico. Nel comico non c'è posto per l'eternità. Naturalmente sono tutte idee che possiamo anche, no? Possiamo anche contestare, non essere d'accordo. Certo, in questa cosa di Savigno c'è un po' il fatto che noi cerchiamo sempre comunque di circoscrivere il comico. Pensiamo appunto all'idea del carnevale. Cioè il carnevale gli lasciamo spazio, a parte che adesso non esiste più neanche, no? Questo spazio l'abbiamo, la nostra società è eliminato, cioè rendendo forse continuo una specie di carnevale. Però diciamo che il carnevale che ribaltava le cose era uno spazio comunque circoscritto. In quel momento si poteva ribaltare le cose, però poi dopo si tornava alla vita normale. Però dopo quello che conta è il ritorno all'ordine, il ritorno di soffici all'ordine. Quindi diciamo il comico, il momento del ribaltamento, della dissacrazione, della risata. A un certo punto è come se dovesse finire, No, dobbiamo però ritornare alle cose serie, dobbiamo ritornare all'ordine. E questo credo che sia un po' anche il concetto che del comico si ha quando si fa letteratura, storia della letteratura, no? Cioè è un grande autore comico, come se venisse in un certo senso circoscritto a quella cosa. È un grande autore, no? È un grande autore, non è un grande autore comico, no? È un grande autore. Quindi la comicità fa parte della natura stessa della letteratura, non è un aspetto. È la letteratura, è la grandezza della letteratura. Appunto, Achille Campanile inventa le tragedie in due battute negli anni 20, una delle prime è del 1924, e una delle caratteristiche appunto anche teatrali di queste tragedie in due battute è che la maggior parte delle persone non le vedeva, non le ascoltava, perché naturalmente erano in due battute e molti arrivavano al teatro qualche minuto di anticipo, naturalmente erano già state dette. No, quindi le prime tragedie in due battute non sono praticamente mai state o ascoltate pochissimo, hanno avuto pochissimo riscontro pubblico. Una delle prime di queste tragedie in due battute si chiama Le due locomotive. Una è stata letta prima, questa era la prima forse delle tragedie in due battute. Dice la prima locomotiva, la seconda locomotiva, viaggiatori, facchini, treni, eccetera. No, quindi questa è la situazione all'interno della stazione. In una stazione, ai principi del secolo, quando i treni andavano a carbone. La scena rappresenta l'interno di una stazione, sotto la tettoia. I treni fermi sono allineati parallelamente sui binari. Attorno ad essi circola la moltitudine varia, frettolosa e rumorosa, che generalmente affolla le stazioni, sotto l'aria fumosa delle locomotive a carbone. In primo piano la prima e la seconda locomotiva, attaccate rispettivamente a due treni paralleli. All'alzarsi della tela, la prima locomotiva in partenza comincia a fumare. Questa è la descrizione. E adesso entriamo nel merito del dialogo. La prima locomotiva, cominciando a fumare, si volta verso la seconda locomotiva, che le sta vicine e ancora non fuma. Le dà fastidio il fumo? La seconda locomotiva, per carità. Sì, immagini, fumi pure, fumo anch'io. Si parla. Capriccio. Personaggi, il piccino e suo padre. Il piccino. Papà, io non ho mai ammazzato nessuno. Potrei ammazzare il signor Giuseppe? Il padre. Va bene, ma il signor Giuseppe soltanto. Perché anche qui appunto queste situazioni fulminanti, un po' di sorpresa, del gioco, appunto qui sono già soltanto che ci dà questo limite mentale con il quale ci scontriamo, cerchiamo di superare una specie di ostacolo che viene appunto infranto. Un altro autore del comico è stato Eduardo De Filippo, che cerca di riscrivere il termine appunto di comicità un po' differente a quella che era stata la sua
tra la prima e la seconda guerra mondiale, con alcune delle opere più teatrali, più famose appunto del primo e secondo Novecento, come Napoli Milionaria del 1945, Filomena Marturano del 1946, Questi Fantasmi del 1946 e Le Bugie con le Gambe Lunghe del 1947. Tra l'altro c'è anche un gioco degli autori, per esempio abbiamo qui Napoli Milionaria del 1945, nel 1950 Marcello Marchesi fa il regista di un film che si chiama Milano Miliardaria, anche questo gioco di contrasti, Napoli Milionaria, Milano Miliardaria. Poi naturalmente questi scrittori partecipano anche a gruppi, questa è un'altra cosa interessante, il Marco Aurelio, il Bertoldo, quindi diciamo una comicità che nasce mettendo insieme per esempio i testi scritti, i testi, le didascalie, i disegni, appunto le immagini in movimento, e tutto questo fa parte diciamo di una letteratura, di una cultura anche dell'immagine e delle riviste che per esempio coinvolge un autore come Federico Fellini, che nasce proprio in questi ambienti, che matura in questi ambienti anche la sua passione appunto per un comico di tipo cinematografico. Guareschi. Guareschi è un autore diciamo abbastanza discusso, fa parte di quegli autori di cui ho parlato anche stamattina, di quelli nati prima della prima guerra mondiale. Secondo me c'è una certa differenza proprio di carattere sociologico tra gli autori nati prima della prima guerra mondiale e gli autori nati dopo la prima guerra mondiale. Calvino per sé parla di spavalda allegria dei suoi 20 anni che corrispondono al periodo in cui lui fa la resistenza quando aveva 20 anni. La maggior parte invece degli autori, di questi autori come Guareschi, come Flaiano, come Morale, che erano brancati a 20 anni durante l'epoca del fascismo, durante la palude del fascismo, no? E questo naturalmente cambia molto il loro atteggiamento, soprattutto il loro atteggiamento dopo la seconda guerra mondiale, che è un atteggiamento generalmente disincantato, fortemente disincantato. E anche il disincanto produce degli effetti comici. C'è la sorpresa, c'è il disincanto, la lucidità, spesso la lucidità del disincanto. Guareschi sostanzialmente compone due grandi saghe culturali, una è quella milanese, quella dedicata diciamo alla propria famiglia, e l'altra naturalmente quella più famosa di Peppone e Don Camillo, dove ricostruisce appunto una grande favola, la favola appunto del mondo che è cambiato dopo la seconda guerra mondiale, mettendo insieme appunto degli elementi di carattere comico, naturale, popolare, che appartengono appunto alla tradizione, un po' alla tradizione appunto soprattutto emiliana, milanese ed emiliana, quella che poi dopo ha dato luogo anche a una serie di altri scrittori comici emiliani che sono arrivati appunto fino ai nostri giorni. Augusto Frassinetti. Per Augusto Frassinetti abbiamo parlato per esempio del comico burocratico. Misteri di Ministeri esce nel 1952 nella collana clandestina di Guarda. L'edizione definitiva esce nel 1973, si chiama Misteri di Ministeri, il primo trattato di ministerialità generale e comparata, arricchito di nuove rivelazioni, ipotesi, esempi e controprove, in 3 libri compiutamente ordinato. Frassinetti è stato un personaggio, secondo me, straordinario, molto marginalizzato, reso un po' laterale insomma della cultura contemporanea. E c'è un'altra edizione longanese del 1958, comico anche nel titolo, questo è un titolo tipicamente cinquecentesco, però quei titoli lunghi che spiegano un po', per fare una specie di elenco, non sono quei titoli laconici, ma appunto diventa una specie di piccolo racconto, di parodia dei titoli cinquecenteschi. C'è questo bellissimo scambio tra Frassinetti e Flaiano, uno scambio abbastanza laconico, datato 1977, no, è uno scambio che viene ripreso appunto
appunto qualche anno dopo la morte di Flaiano, che è morto nel 72. Dice: caro Frassinetti, noi resteremo senza argomenti se non sapessimo, grazie al nostro scetticismo, che tutto in fondo si riduce a lavarsi il viso con acqua e sapone, sciacquarsi, applicare la crema sul viso e poi lavarsi. Ti saluto e ti mando la mia paterna benedizione. Allora, vedete, questa è la comicità, tremenda, che è insieme comica, appunto, e tragica. Ve la rileggo perché è un pezzo, secondo me, meraviglioso. Appunto, un epigramma, questa scrittura di tipo epigrammatica, pungente. Noi resteremo senza argomenti se non sapessimo, grazie al nostro scetticismo, che tutto in fondo si riduce a lavarsi il viso con acqua e sapone, sciacquarsi, applicare la crema sul viso e poi lavarsi. Ti saluto e ti mando la mia paterna benedizione. Frassinetti ha pubblicato un bellissimo libro di aforismi che si chiama Tutto sommato, dove c'è questa frase, per esempio, che letta oggi risulta anche un po' curiosa. Dice: per conseguire la stabilità demografica e il ringiovanimento della specie bisogna aspettare che nascano i bambini in meno e muoiano i vecchi in più. È incredibile nella vita come basta un po' di pazienza per risolvere i problemi più complicati senza stare lì a rompersi la testa dalla mattina alla sera. È da Tutto sommato. Dario Fo, teatro comico di Dario Fo, esce nel 1962. Esce sempre da Garzanti, dal punto di vista, diciamo, quindi dell'editoria, dello studio, appunto, dell'editoria comica. Garzanti, quindi Attilio Bertolucci, che in quegli anni era il direttore editoriale da Garzanti, hanno avuto un rilievo fondamentale. Questo libro viene pubblicato nel 1962 nella collana chiamata Serie Umoristica, dove viene pubblicato sempre quell'anno L'Unghia dell'Asino di Augusto Frassinetti con i disegni di Nino Maccari. Nino Maccari è per esempio un altro dei nostri grandi umoristi del Novecento, disegnatore, soprattutto grande caricaturista. Le caricature di Maccari sono bellissime sul mondo, su una quantità di riviste, un'altra delle sue aforismi, delle sue battute. E fu così che io persi la sua virginità. Anche questo, un altro modo, molto breve così. Ebbene, in questo primo volume del teatro comico di Dario Fo, è il primo volume che esce di Dario Fo, vengono pubblicati La Marcolfa, Va farsa in chiave classica, Gli imbianchini non hanno ricordi, farsa per clown, I tre bravi, farsa alla maniera della commedia dell'arte, Non tutti i ladri vengono per nuocere, Rochard a chiave raddoppiata, Un morto da vendere, farsa alla maniera delle comiche finali, I cadaveri si spediscono e le donne si spogliano, farsa gialla, L'uomo nudo e l'uomo in fracca, farsa in un altro. Ecco, una delle cose così significative anche di questa prefazione che viene sempre scritta da Bertolucci al teatro comico di Dario Fo è che sostanzialmente Dario Fo nasce come scrittore per caso. No? Cioè, ed è curioso, perché poi è l'ultimo nostro premio Nobel per 1997. Qui appunto Bertolucci dice che Dario Fo viene pubblicato come scrittore uscito appunto dalla forza del teatro. Questo è un altro dei luoghi, dei grandi luoghi della comicità, naturalmente dalla comicità classica a quella medievale, a quella appunto di Ruzzani, a quella di Goldoni, e arriva appunto fino a Dario Fo. Fino a Dario Fo che diventa poi uno scrittore scritto più dagli altri che da se stesso, la maggior parte dei testi sono in realtà scritti da Frank Rani, e che inventa appunto anche dei nuovi linguaggi di tipo comico come il Gramlò. Il Gramlò
è il linguaggio del tutto teatrale inventato dai comici dell'arte. All'origine, fino a quasi tutto il 400, le compagnie di teatro erano composte da autori occasionali e dilettanti, ma cominciare dalla compagnia diretta da Ruzzante, nel primo quarto del 500, gli attori cominciarono ad unirsi in gruppi consociati con tanto di statuto e contratto. È ovvio che la maggiore difficoltà era quella di farsi intendere dagli abitanti di quei paesi che non conoscevano la nostra lingua. È vero che i comici dell'arte possedevano insuperabili doti di gestualità ed erano veri maestri della pantomima, ma dovettero creare qualche cosa che permettesse loro di esprimere più profondamente il discorso del gioco satirico e tragico, che andavano proponendo, il linguaggio maccheronico, appunto, del Gramù. C'è un pezzo di Franca Rame, in cui cerca di giustificare appunto l'importanza del comico e l'importanza maggiore del comico rispetto al tragico, anche se, come avete visto, in realtà poi questa commistione, questo intreccio di comico e tragico è sottolineato da tutti. Diciamo, anche nel momento salutare della risata c'è questa consapevolezza di tragicità che forse dipende proprio dall'insignificanza della nostra esistenza. No? Il comico ci fa capire un po' la nostra povertà, la nostra precarietà. Ridere di noi stessi ci rende molto più vicini a quello che siamo. Non siamo grandi cose. E forse questo, appunto, il ridere di noi ci avvicina di più alla nostra realtà esistenziale, alla nostra verità. E questa può essere una cosa. L'altra è questa che forse dice Franca Rame, che però appunto non è un comico gratuito come quello a cui ci aveva invitato prima Almansi. Dice, vi presenterò quest'ultimo brano della Medea e cerco di spiegarlo. Lo spettacolo è in chiave comica e grottesca. Abbiamo scelto apposta questa chiave, io e Dario. Prima di tutto perché noi donne sono 2000 anni che andiamo piangendo e questa volta ridiamo insieme, magari ci ridiamo anche dietro. E poi perché un signore che di teatro se ne intendeva molto, un certo Molière, diceva, quando vai a teatro e vedi una tragedia, ti medesimi, partecipi, piangi, poi vai a casa e dici, come ho pianto bene questa sera, e dormi rilassato. Il discorso politico ti è passato addosso come l'acqua sul vetro, mentre invece per ridere, è sempre Molière che parla, ci vuole intelligenza, acutezza. Ti si spalanca nella risata la bocca, ma anche il cervello. E nel cervello ti si infilano i chiodi della ragione. Ci auguriamo che questa sera qualcuno di voi torni a casa con la testa inchiodata. I chiodi della ragione. Versione anche molto illuministica del comico, molto, molto volteriana appunto del comico. Piero Chiara, faccio un po' di una piccola rassegna, insomma anche di autori che io amo molto. Piero Chiara ha avuto un grande successo agli inizi degli anni 60, poi anche negli anni successivi. Oggi, diciamo, un po' ingiustamente dimenticato. Credo che una delle sue qualità maggiore sia stata di aver fatto una satira molto efficace sugli anni del fascismo. Cioè quello che Brancati, che poi dopo negli anni 40 ha riscritto un po' in chiave comica, è vero, Bell'Antonio, eccetera. Piero Chiara, è vero, ha scritto in chiave comica quello che Brancati aveva scritto in chiave tragica degli anni 30. Quel racconto di prima, La noia del 37, è una specie di racconto che Piero Chiara riscrive nel Piatto Piange. Piero Chiara, tra l'altro, esordisce relativamente tardi, perché era del 13, quindi appartiene a quegli scrittori nati appena un filo, appena prima della Grande Guerra, come la Morante, che era nata
nel 12, no? Ecco, e col piatto piange, che esce nel 1962, in un certo senso riscrive, rivisita in chiave comica e nordica, la noia del 37 di Vittorio Morandi. Piero Chiara, tra l'altro, lo abbiamo visto spesso anche rivisitato dal cinema. Il piatto piange, la spartizione, il pretore di Cuvio, la stanza del vescovo, tra l'altro rivisitato da un altro, secondo me, straordinario regista come Dino Risi. Io amo Antonioni e Dino Risi, però secondo me nella tenuta storica Dino Risi ha dato delle cose, delle immagini dell'Italia che sono strepitose, cioè di una ricchezza e anche di una comicità, però sempre un po' appunto quella commedia italiana con un fondo tragico. Pensiamo al Sorpasso, pensiamo ai Mostri, ricordate i Mostri con Gasman e Tognazzi, anche quelle scene di comico burocratico, non so se vi ricordate quella scena quando c'è quel generale che va da Tognazzi, che appunto è il ministro, no? Sta lì a fare anticamera tutto il giorno, no? E dopo, no? Muore, cioè resta senza forze. La forza del comico tragico burocratico. Ecco, Piero Chiara è uno di questi autori, secondo me, di grande spessore, però appunto che sembrano apparentemente leggeri. Ecco, in Italia essere leggeri non paga la mente. Lucio Mastronardi, la trilogia del 62, tanto siamo nel 62, ho fatto oggi il 47, ma il 62 è un altro anno meraviglioso, 62-63, cioè La vita agra di Biacciato, Memoriale di Paolo Volpone, Giardino dei Finzi Contini, di Bassano, appunto la trilogia di Vigevano, di Mastronardi, Una nuvola d'ira di Arpino, insomma, Le piccole virtù di Natalia Ginzburg, cioè un anno veramente ricchissimo. Però questo lo dico anche perché siamo a una scuola ed è sempre bello, siamo anche una situazione leggermente comica, non solo per la scuola ma per tutto il mondo dei concorsi. Dice, alla mia età mi tocca di affrontare un altro concorso magistrale, sospira Nanini, e ride di un riso pastoso, divertente, sono nonno e affronto un altro concorso. No? Ci diamo. Altro passaggio di Mastronardi. Tra questa domenica e la prossima dovranno passare 168 ore, a una. Sono passate le 168 ore, sta finendo un'altra domenica. Che ne ho fatto di queste 168 ore? 25 ore le ho spese a scuola, altre 25 le ho spese in lezioni e ripetizioni, ne fa 50. Una sessantina di ore si sono consumate nel sonno e gli altri 58? Una mezza dozzina se ne sono andate nel mangiare, un altro paio se ne sono andate per le piccole azioni e 50 ore le ho consumate nelle abitudini, la mezz'oretta al caffè prima di andare a scuola, l'oretta al caffè dopo cena, l'oretta sdraiata dopo le ripetizioni, le rimanenti ore a parlare con i colleghi e col giornalista, fino a consumare 168 ore. Mi accorgo che la mia vita è tutto un seguito di ore bruciate, di tempo perduto. Ma che devo fare? Mi domando. Che devo fare? Ho domandato una vecchia collega. Che vuole fare? Mi ha risposto. Ormai è di ruolo. Malerba, adesso non voglio che forse è più importante. Malerba, un altro di autore naturalmente che amiamo moltissimo, qui. Autore diciamo, che ha scritto dei libri comici molto belli in varie modalità, tra l'altro, con una grande ricchezza di stili. Malerba è un grande scrittore di romanzi, di romanzi che tra l'altro hanno cambiato molto anche diciamo così, il punto di vista del narratore romanzesco all'interno della nostra letteratura, sorprende appunto anche lui tra il 62 e il 63 con la scoperta dell'alfabeto, una raccolta di racconti veramente magistrale. E poi per esempio frammentando questa sua produzione diciamo narrativamente più lunga,
con molte produzioni di forme brevi, le favole, per esempio le galline pensierose, a cui appunto la rivista Fibide ha dedicato, alle galline in generale, le storie e le storiette, i consigli inutili, quindi anche variando molto le modalità e le forme del comico. Natalia Ginzburg, pensiamo appunto alla comicità di Natalia Ginzburg in Lessico familiare oppure nelle commedie. Natalia Ginzburg oggi poco rappresentata, però appunto ha scritto delle commedie molto belle, da cui sono stati tratti anche dei film. Una di queste si chiama Ti ho sposato per allegria, di cui poi è uscita anche una raccolta delle sue commedie, appunto da Einaudi, Ti ho sposato per allegria e altre commedie del 1968. Ma prendiamo ad esempio l'inizio di Lessico familiare, no? L'incipit. Possiamo confrontare, diciamo così, la famiglia dei Finzi Contini e la famiglia Levi di Natalia Ginzburg. Pensiamo più o meno allo stesso anno, no? sono gli stessi anni, la stessa rappresentazione. E io sono un grandissimo amante di Bassani, stamattina l'ho detto, dell'importanza ideologica che hanno avuto i testi di Bassani, soprattutto anche, e il merito sarebbe grandissimo, per il rilievo che hanno dato a Primo Levi. Prima degli occhiali d'oro del giardino dei Finzi Contini, Levi era sostanzialmente un marginale. Quello lì dunque è stato il momento in cui invece c'è stata una rivalutazione ideologica del problema, ma insomma adesso è un altro discorso. Però l'incipit del libro, appunto, del Lessico familiare di Natalia Ginzburg, qui la questione ebraica, cioè che è forte, fortissima, drammatica, sta ritornando nella sua drammaticità in questo periodo. Nella mia casa paterna, quando ero ragazzina, a tavola, se io e i miei fratelli rovesciavamo il bicchiere sulla tovaglia o lasciavamo cadere un coltello, la voce di mio padre tuonava: non fate malagrazie. Se inzuppavamo il pane nella salsa, gridava: non leccate i piatti, non fate sbrodeghezzi, non fate potacci. Sbrodeghezzi e potacci erano per mio padre anche quadri moderni che non poteva soffrire. Diceva: voi altri non sapete stare a tavola, non siete gente da portare nei luoghi. Tutto il gioco, diciamo così, linguistico, ma una situazione che naturalmente sdrammatizza, che porta sul comico quelle che sono generalmente situazioni drammatiche. Mio padre in genere non tollerava le barzellette, quelle che raccontavamo noi e mia madre. Le barzellette si chiamavano in casa nostra scherzettini e noi provavamo a raccontarle e a sentirne il più grande piacere. Ma mio padre si arrabbiava. Tra gli scherzettini lui tollerava soltanto quelli antifascisti. E poi scherzettini della sua epoca, che sapevano lui e mia madre, e che lui evocava a volte la sera con i Lopez, i quali del resto li conoscevano anche loro da tempo. Quindi diciamo le barzellette antifasciste. Un pezzo di Ti ho sposato per allegria, che tra l'altro poi diventa film per la regia di Luciano Sacce. Pensiamo che Luciano Sacce, l'importanza di Luciano Sacce nel mondo cinematografico. Luciano Sacce è l'autore del primo Fantozzi, dopo vedremo anche un attimo parlare del primo Fantozzi. Pietro, ho sempre sentito guardandoti una grande allegria e non ti ho sposato perché mi facevi pietà. Del resto, se uno dovesse sposare tutte le donne che mi fanno pietà, starebbe fresco, metterebbe su un aria. Giuliano, già, questo è vero. E perché mi hai sposato se non mi hai sposato per pietà? Ti ho sposato per allegria. Non lo sai che ti ho sposato per allegria? Ma sì, dai, lo sai benissimo. Ora, vedete qui anche quanti generi letterari. Abbiamo parlato di forme lunghe, romanzi, di forme brevi, forme brevissime, le favole, le galline pensierose, gli aforismi, il teatro, Dario Fo, Natalia Ginzburg. Un altro, diciamo, genere, o comunque insomma, Italo Calvino e le cosmi comiche, per cui entriamo su alcuni autori che hanno voluto chiamare in maniera aperta, esplicita, appunto, hanno voluto utilizzare il termine comiche. Quindi Calvino, le cosmi comiche, tipo Zero, siamo nel 1965, ma anche Gianni Celati, è un altro dei grandi narratori, tra l'altro scoperto da Calvino, che Calvino ha contribuito a pubblicare. Appunto, il primo libro di Gianni Celati si chiama Comiche del 1971. E Celati è anche un grande teorico
del comico, no? E in particolare appunto in questo libro che vi invito a leggere, se non l'avete già fatto, si chiama Finzioni occidentali, Fabulazione, comicità e scrittura, che esce da Einaudi nel 1975 e viene riproposto nel 2001. In particolare ci sono alcuni capitoli proprio molto belli, molto belli. Uno si chiama Dai giganti buffoni alla coscienza infelice. E anche qui ritorna su quello che in parte aveva detto Savinio, cioè il comico come fenomeno di smembramento del sapere e dell'unità di visione del comico. Quindi la frammentazione sostanzialmente produce ribaltamento e comicità. Il comico distrugge il dramma, eliminando la separazione di valori, di ordine, di classi, che è il presupposto dell'unità del mondo. Quindi il contrario del ritorno all'ordine. Però appunto bisogna vedere se questo risulta solo nel periodo del carnevale, nel periodo circoscritto del carnevale, oppure se può estendersi, se può diventare una rivoluzione permanente. Forse il concetto di rivoluzione permanente non ha senso di per sé. La rivoluzione deve avere un momento in cui non è rivoluzione per diventare rivoluzione. Quindi Celati affronta per esempio il riso di Beckett, è un altro dei suoi punti di riferimento, quel riso gagliardo e senza malizia che fa tanto bene alla salute. Beckett, però se pensiamo qui a Beckett, no? Aspettando Godot, non è che ci sia quel riso così, così salutare, eccetera, così, no? Però anche questo è quello che dice Celati, è quello che dice Beckett, quindi diciamo una teoria del riso, una linea picaresca, picaresca. Umberto Eco, ricordate, 1980, la pubblicazione del Nome della Rosa, che è un grande trattato proprio sul riso, no? sul libro mancante del riso, appunto, che è stato eliminato dai monaci, era dai monaci. Il discorso finale di padre Orge, no? Che il riso sia proprio dell'uomo e segno del nostro limite di peccatori. Ma da questo libro, quante menti corrotte come la tua trarrebbero l'estremo sillogismo, per cui il riso è il fine dell'uomo. Il riso è il fine dell'uomo. Ora, questo diciamo è ciò che si combatte, è ciò che si combatte per il riso. Umberto Eco poi ha molto ironizzato, però anche in tante sue produzioni, per esempio questi sono alcuni ircocervi di Umberto Eco, Alessandro Manzù, I promessi sbozzi, Cesare Pavesi, Biscotti dei paesi tuoi, Coca-Cola di Rienzo, Il tribuno della sete. Questi, per esempio, sono invece alcuni proverbi strutturalisti che aveva fatto insieme a Tullio De Mauro. Chi la can, l'aspetti. Tra moglie e marito non mettere il mito. Fallo levato, assenza di significato. Corti e valle, segre alle spalle. Poi qui c'è tutto il gioco degli epigrammi, naturalmente, no? Con le persone. Segre e Isella. Per gli studenti forse un po' meno, no? Sono due grandi critici letterari. E poi dice Segre e Isella, Corti più bella. Maria Corti più bella. Questo è un gioco anche della società letteraria, perché questo è un altro aspetto un po' della comicità degli epigrammi, come quello per esempio dell'ospite ingrato Franco Frottini, no? Quando fa questo per esempio epigramma su Bassano, tra principi e principi incerti e vani, vano passa Bassano. Diciamo la puntura. Oppure sempre l'ospite ingrato Franco Frottini, Carlo Bo, no. Carlo Bo, no. Va bene, insomma, un'altra presenza importante, credo, della comicità, anche qui tragicomica, è quella di Fantozzi di Paolo Villaggio. Più o meno, credo che tutti ce lo ricordiamo, l'esordio è del 1968, e poi il film, il primo dei film appunto che è diretto da Salce,
I libri, come farsi una cultura mostruosa del 1972, il secondo tragico Fantozzi del 74, il secondo tragico libro di Fantozzi rivisto nel 75, le lettere di Fantozzi nel 76. Sono gli anni di piombo, sono quelli che vengono riconosciuti come gli anni di piombo. Quindi Fantozzi si colloca anche in questo momento. Il primo film è del 75, il secondo del 76, poi proseguono gli altri. La poesia trilussa è appunto Mino Maccari, Donna che t'ama, proibisci il pigiama. L'ha detto anche il segnatore Agnelli, che siamo tutti fratelli. Pure ricordate anche Totti Scialoi, altro grande, no? Grande. Quante cose anche giocate sulla lingua, no? Sulla capacità appunto che dalla lingua escano delle immagini, questa famosissima, tanto più due, anzi ne amo due. Gino Quattroni, forse un po' meno noto, altro umorista, epigrammista, comico, eccetera, così. Mensa popolare ed è subito pera. La parodia, eccetera. Marcello Marchesi, Umanità è un personaggio umoristico. Stefano Benni, un altro dei grandi, ma poi ce ne sono anche altri. Adesso ho fatto come un piccolo percorso, poi sono dei consigli di lettura, che poi è sempre quello che mi piace. Ricordate Bar Sport, che è diventato appunto uno dei libri mitici. Tra l'altro Stefano Benni è impressionante per le tirature. Bar Sport nel 2017 era arrivato alla 75esima edizione. Bar Sport 2000 alla 35esima. Il Bar Sotto il Mare alla 58esima, cioè, quindi anche vendite strepitose. Scrive però questa poesia dedicata all'umorista. E dice: l'umorista, come fa ridere? Chissà dove trova le idee, in quale misteriosa insonnia, in quale particolare magia, da quale nuvola esilarante vede il mondo contorcersi e le parole cadere giù dalle scale. Cos'è l'umorista? Uno triste? Uno spietato? Un cinico affarista? O è disperato perché non avrà mai indietro le risate che ha dato? Questo rapporto anche tra ciò che si regala e ciò che invece si prende, insomma. Giuseppe Pontigia, altro grande scrittore, anche lui molto laconico, cioè capace di scrivere romanzi di grande estensione, e tutto tempo anche aforismi, soprattutto di carattere linguistico. Soldati, operatori di pace. Non c'è, no? Bisogno di dire altro. Oppure questo dice: esiste il comico a priori, il comico da situazione, una giuria ripresa frontalmente. Chiudo con Flavio Redio: chi vuole avere sempre ragione è un coglione, ma ovviamente potrei sbagliarmi. Grazie.